Ciao, siamo nuovamente qui in Affinity Dog, questa volta per spiegarti l'uso di uno strumento che è il Flexi. Non fare caso a questo perché è molto rovinato, visto che i cani lo usano parecchio. Il Flexi è uno strumento come tanti altri, come potrebbe essere un normalissimo guinzaglio, ma molto spesso è definito come uno strumento da non usare perché è molto pericoloso. Ora, c'è una promessa molto doverosa: tutti gli strumenti hanno un uso e un abuso. Cosa vuol dire un uso e un abuso? L'uso è qualcosa che tu fai all'interno della canonicità delle cose, come lo usi secondo la costruzione dello strumento stesso. Quando hai l'abuso di uno strumento è quando lo usi non rispettando i crismi per i quali è stato costruito. Ora, il Flexi è uno strumento, a mio avviso, che consente una passeggiata tranquilla, peraltro può rispettare i crismi della nuova norma, perché può essere bloccato a 1,50 m in questa maniera. Permette al cane la libertà nella passeggiata dove è possibile. È uno strumento che bisogna spiegare come usare, come potrebbe essere un altro guinzaglio. Ha un moschettone molto grosso per la sicurezza, è un moschettone che ha anche una sicura che permette di non staccarsi e quindi di non mettere in pericolo il cane. Ha una lunghezza di 8 metri, quindi permette al cane di andare e venire 8 metri. È chiaro che questa lunghezza, questo famoso elastico dal quale nasce il Flexi, non deve essere usato a bordo strada, perché se non bloccato permetterebbe al cane di andare in situazioni pericolose. Ecco, questo è l'abuso dello strumento. L'uso dello strumento è usarlo, per esempio, in marciapiede a 1,20 m in questa maniera, bloccando il famoso meccanismo Flexi, quindi elastico. Probabilmente non sarai d'accordo con noi, ma io vi assicuro che nelle nostre lezioni insegniamo anche ai nostri allievi l'uso di questo strumento per poter insegnare al cane e al suo conduttore come strutturare una passeggiata serena e tranquilla. Grazie per averci ascoltato un'altra volta e seguiteci sulla nostra pagina Facebook di Affinity Dog e sul nostro sito www.affinitydog.it.